portare con me un nostro ospite. Stefano, vorrei farti sedere qui, farti soffrire, perché così non potrai per niente seguire la tua partita. Perché ma devo dire che non mi sto perdendo niente. Sicuro? Parte. Sì, sì, assolutamente. Sicuro. Guarda, nonostante il gufo, che in qualche maniera però devo dire è stato utilissimo, perché mi ha spiegato un sacco di belle cose, come funziona il calcio, cioè, adesso ne so molto più di prima. Quindi qualcuno ha spiegato qualcosa a te e invece tu hai spiegato qualcos'altro ad altre persone, tipo col tuo libro Non mi sposerò mai, come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi. Tu sei rimasto scapolo quasi fino alla fine, perché ce l'hai fatta, nessuno fino sperava. Alla fine mi tocco, perché... No! Che è la più bella battuta di tutte le puntate, tutte le fino puntate, adesso, cioè, sì. Non è che ce n'è stata una migliore. Cosa fai sabato prossimo? Perché noi manderemo Gigi e Rosso a suonare la batteria, se sei d'accordo. Tu ce l'hai fatto, t'hanno incastrato, però tu hai voluto fare questo manuale per... Ma più che un manuale, questo qui è il diario di tutto quello che è accaduto, da quella notte fatidica in cui io scelleratamente ho dichiarato davanti alle telecamere che mi sarei sposato di lì a 6 minuti e che non lo sapeva nessuno, neanche la mia ex compagna attuale moglie. E poi la mattina dopo mi è successo di tutto, perché sono arrivato a casa ed è partita la grande organizzazione, perché per fare un matrimonio è una roba che io ero rimasto all'epoca dei chirichetti, quando facevo il chirichetto. Era arrivava, tutto più semplice. Sì, insomma. Arrivava la sposa con la macchina del cugino, scendeva il prete, metteva i fiori, li levava dalla Madonnina, li metteva a San Giuseppe. Era facile, cioè, perché non era il tuo di matrimonio. Ma no, perché era tutto più semplice. A una certa ora si tiravano del riso, poi andavano a farsi due spaghi e tornavano a casa con i barattoli dietro. Adesso è tutto in inglese innanzitutto. Perché certo, abbiamo il wedding planner, location. Catering, sì. Flower stylist, no, sì, capito? Sì. Tutta sta roba complicatissima, per cui io ho cominciato a metà giugno e mi sono reso conto giorno per giorno tornando a casa che dovevo scrivere qualcosa, perché ti tenevo talmente... sotto gol, perdone Stefano, cantalo, gritalo, gol! Chi ha segnato? Abbiamo visto appunto come mettere d'accordo due tifosi di squadre avversarie. Nel tuo libro c'è un capitolo molto bello intitolato Come gestire gli invitati che si detestano, perché per tutta la vita si sono dati battaglia nelle hit parade. Che cosa vuol dire? Ma soprattutto a chi è rivolto? Ma è rivolto a tutti quegli amici. Io, avendo frequentato sempre i palcoscenici e quant'altro, alla fine ho tantissimi amici che fanno il mio mestiere, no? Per cui li ho invitati. Però io sapevo già, no, più o meno come la pensavano l'uno dell'altro, certo. E quindi mettere insieme dei tavoli è veramente... Ci abbiamo messo un'estate, tutto il mese d'agosto abbiamo fatto questo. Che avete fatto ad agosto? Abbiamo fatto i tavoli. Sono volati i bicchieri? No, siamo stati bravissimi, li abbiamo messi a distanze di sicurezza. Però, ma tipo chi c'è? Tipo i cugini di campagna, esatto, non c'hanno dalle distanze? No, non c'erano queste situazioni. Ah, erano... Era tutto backstage. No? Non con lei. Infatti la domanda era, ma il tuo matrimonio chi ha suonato? Hanno suonato quelli bravi, c'era un gruppo bravissimo che suonava e noi abbiamo applaudito. Giustamente. Posso farvi notare la foto di copertina, che è una foto del matrimonio, davvero? Sì, e lui si vede che, insomma, è molto divertito. Sì, è spontaneo. Spontaneo. Sì. Era rilassato, ma poi si vedeva, molto bene. Sì, senti, Stefano, dopo 23 milioni di album, Marco ha venduto quest'uomo qui insieme ai suoi porta colleghi. Porta a porta, 20 milioni di singoli. Sempre porta a porta. Sempre porta a porta. È stato più complicato sposarsi o uscire da un gruppo storico come quello dei Pooh? Ma no, più che è stato più complicato sposarsi che stare dentro un gruppo storico come lui. Noi siamo stati insieme 50 anni, un matrimonio senza sesso, che non lo consiglio a nessuno, sì. Non volevo dire. Con altri tre uomini. Hai capito? È faticosissimo. Numeroso. Per cui no, è stato faticosissimo, perché io non immaginavo davvero che per fare un albero ci vuole un fiore, ma per fare un matrimonio c'era un casino di roba, sì, proprio, no? Che alla fine non basta mai. Senti, ma è vero che quando sei uscito dai Pooh gli altri ti hanno rigato la batteria? No, era un episodio che avevo letto davvero, no. L'avevo letto da qualche parte, no, credo che allora fosse falso, va bene. Diamolo per vero, però. Sì. Tu, insomma, sei tifoso della Roma, mi ritornerei a collegare con Paolo Francia e con Sebino Nela, perché...
forse ti ricorderai lo scudetto dell'83, ovviamente. Come no, come no. Nell'anno, l'83, lo scudetto della Roma. Sì, me lo ricordo, anche perché uno dei pochi momenti belli che ci ha regalato questa squadra, perché in effetti poi strada facendo ci siamo sempre quasi arrivati, ma mai non è più, no? Però gli abbiamo fatto di Falcao, la gara di Bruno Volpi, Lidl. Il settimo re di Roma, l'ottavo, il nono, ce l'abbiamo eccoli avuti tutti. Eccoli qua. Guarda, eccoli, stiamo andando qua dalle immagini, non so se le vede anche Sabino Nela. Fuori Ancelotti. Vediamo, vediamo. Sì, sì. Mancano circa 10 minuti alla fine dei secondi tempi. Noi ringraziamo veramente Stefano e non ti rubiamo gli ultimi di Roma. Di Roma Spagna, grazie Stefano. Stefano, ti posso il libro? Rubare il libro? Assolutamente sì. Non mi sposerà mai. Consigli preziosissimi da Martin Stefano Dorazio.